Una buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica della nostra redazione, Serie C e Serie D sul piatto, perché davvero qualche istante fa è terminata la gara del Teramo al Bonolis contro la Virtus Francavilla, sconfitta sanguinosa del Teramo che, come lo scorso marzo, ultima partita prima del lockdown, cade in casa di misura contro la formazione pugliese, adesso dovrà battagliare assolutamente per rimanere all'interno dei playoff. In Serie D invece, giornata così praticamente positiva, anche senza giocare per il Notaresco, ottimo il pareggio del Giulianova a Genzano contro la Cinzia Albalonga, beffarda la sconfitta del Castelnuovo nel finale contro il Castelfidardo, tornava a giocare dopo 50 giorni il Pineto, 2-2 sul campo della Recanatese. Ne parleremo ovviamente insieme ai nostri compagni di viaggio, Andrea Costantini, che saluto in redazione. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. E in collegamento la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a voi. Ovviamente con te un flash, poi ti ritroveremo nel corso della puntata, perché questa sera per la conferenza stampa di pace, visto che la partita va davvero terminata da qualche secondo, bisognerà un po' attendere. Prima di iniziare però fatemi dare una bella notizia che ci riguarda da vicino, perché oggi entra a far parte virtualmente della famiglia di TV6 anche il piccolo Enea Primante, il terzogenito del nostro Alfredo. Allora un saluto e un augurio a lui, ovviamente alla mamma Anna, a cui mandiamo un bacione, ai fratellini Enzo e Luigi, e peraltro anche ai nonni, soprattutto il nonno Enzo. Dunque un altro componente entra a far parte e ne siamo particolarmente lieti, della nostra famiglia. Allora andiamo a vedere i risultati di Serie C con relativa classifica, perché Ania, vengo immediatamente da te. Sconfitta per il Teramo, vittoria per la Casertana 2-1 nel finale contro la Cavese, gol di Sebastiano Longo nel finale con la Cavese ridotta in 9. Questi risultati tra ieri, anzi tra oggi a pranzo e questo pomeriggio, la vittoria del Catania, tutti i risultati che sono di fatto, a parte Foggia Viterbese, contro il Teramo. Vediamo la classifica aspettando Paganese Juve Stabia, e potrebbe essere un'altra cattiva notizia per il Teramo se la Juve Stabia dovesse passare al Marcello Torre di Pagani, perché la Ternana oramai si è involata a più 12 sull'Avellino. Il Teramo resta a quota 42 punti la quota playoff si chiude con il Palermo, che è a meno 3. Allora, raccontaci in breve la partita, poi ti lasciamo andare ovviamente per riaverti tra qualche minuto. Raccontaci che partita è stata. Ovviamente aspettiamo anche i vostri sms o whatsapp al 392-623-7060, non solo ovviamente su Teramo Francavilla, anche su le gare di Serie D. Che partita è stata? Tra l'altro, permettimi, il Palermo deve recuperare la gara di oggi contro il Monopoli, quindi è un ulteriore fattore di preoccupazione per il Teramo. Teramo che oggi ha giocato una brutta gara, primo tempo in cui è stato superiore alla Virtus Francavilla, che sembrava avesse un atteggiamento un po' di attendere il Teramo e non sulla scia di quello che insomma inizialmente ci aspettavamo, di una squadra che non vinceva per l'appunto dal 3 febbraio scorso in trasferta. Ha iniziato in maniera compassata la Virtus Francavilla. Il Teramo piano piano non ha costruito granché, piano piano ha iniziato a costruire qualcosina. C'è stata la sorpresa di Mungo inserito al posto di Pizzauti nell'undici titolare, che è stata l'unica variazione rispetto alle formazioni delle ultime uscite da parte di Paci. E proprio Mungo ha avuto al 28esimo l'occasione più pericolosa per il Teramo a conti fatti, quando, servito da Bombaggi con un filtrante, si è infilato alle spalle della difesa della Virtus Francavilla, ma poi non è riuscito a segnare, anche per la bella parata da parte di Costa. Questo è un tentativo da parte di Bombaggi, servito da Akite, ancora prima di quella
occasione che vi dicevo di Mungo, poi c'è anche questo, questa pseudo protesta di, proprio di Mungo per un contatto in area su cui poi il direttore di gara ha fatto proseguire, e questa è proprio l'azione che vi dicevo al 28esimo con Bobbaggi filtrante per Mungo che di prima intenzione ha fatto partire un destro che però poi Costa è riuscito a neutralizzare. La Virtus Francavilla si è affidata soprattutto ai tiri dalla distanza, questo è uno di quelli nel corso del primo tempo, ce ne sono stati un paio di cui uno parato senza problemi da parte di Lewandowski, ma il problema poi è stato inizio ripresa quando la Virtus Francavilla anche in maniera, se vogliamo, per certi versi a sorpresa è riuscita a passare in vantaggio con un tiro di Cicconi a Palombella. Abbiamo il dubbio, io ho il dubbio se sia stato deviato o meno effettivamente da un giocatore del Teramo, ma fatto sta che si è infilato alle spalle di Lewandowski, quello che poi è stato il gol della vittoria della Virtus. Ci aspettavamo, mi aspettavo una reazione del Teramo, insomma, anche per la classifica, per le motivazioni, insomma, una squadra di pace deve lottare per la migliore posizione in ottica playoff, reazione che poi alla fine, in fin dei conti, non c'è veramente mai stata. C'è stato invece un infortunio al direttore di gara, sì. Kumara di Verona, il gioco è stato interrotto per circa 6-7 minuti, quindi è stato necessario che il quarto uomo si scaldasse e prendesse il suo posto per un infortunio al polpaccio. C'è stato l'ingresso per quanto riguarda il Teramo da parte di Pinzauti al posto di Costa Ferreira per copiare un po' il 3-5-2 della Virtus Francavilla, ma sostanzialmente di occasioni vere e proprie il Teramo ne ha create solo nel finale in quel maxi recupero con un paio di opportunità per Pinzauti e ricordo poco altro adesso a memoria, insomma poco rispetto alla necessità appunto di vincere questa partita. Paradossalmente l'occasione più pericolosa l'ha avuta invece la formazione di Colombo, che quest'oggi era all'esordio in panchina dopo l'esonero di Trocini, quando il difensore ha preso palla addirittura è riuscito a infilarsi in piena area di rigore e far partire un tiro di punta che Lewandowski in qualche modo è riuscito a parare, ma l'occasione più pericolosa con appunto la costruire. Si è interrotto un attimo il collegamento, vediamo se riusciamo a riaverlo. Formazione. Eccola qua. Sì, ti avevamo un attimo perso, ti avevamo un attimo perso. Intanto diamo il bentornato da Genzano in stanza con te a Paolo Renzetti. Ciao Paolo. Ciao Jacopo, buonasera. Ecco, bentornato da Genzano. E questa sera ovviamente anticipiamo un po', visto che la partita del Teramo è finita da poco, anticipiamo un po' le tematiche di Serie D, poi torneremo ovviamente sulla sconfitta del Teramo. Ania, io per il momento ti saluto, non prima di aver chiesto ad Andrea un giudizio su questo cammino del Teramo, che con Ania poi ci vediamo tra poco. Che vince sabato scorso a Catania, perde, ma diciamo, possiamo dirlo, comunque con molte attenuanti, contro la più forte di tutte, contro la Ternana, e oggi nella partita delle tre più semplice fa la gara peggiore. Beh, è una conferma di quello che abbiamo visto già nel girone d'andata, cioè che contro le squadre meno forti questa squadra soffre. Probabilmente aver battuto il Bari, aver battuto il Catania sono quelli i risultati, diciamo così, fuori dalla norma rispetto a tutto il resto che si è visto nel girone di ritorno e anche in buona parte del girone d'andata. Purtroppo non c'è più la squadra dei primi due mesi e ci viene da pensare che il vero Teramo sia probabilmente questo della seconda parte della stagione, perché se in quei due mesi quella squadra aveva dimostrato di poter toccare certi livelli, nei mesi successivi, e sono di più, a quei livelli non c'è più tornata la squadra di Paci. Quindi il Teramo in questo momento sta deludendo e ripeto, probabilmente è più nella norma faticare e non battere la Virtus Francavilla, addirittura perderci, e ricordiamo anche quanto il Teramo ha sofferto nella partita d'andata, mentre è più fuori dalla norma il fatto che il Teramo sia riuscito a vincere a Catania e battere il Bari. Certamente c'è una involuzione, addirittura oggi il Teramo ha deciso di giocare senza l'unica punta che praticamente c'è, almeno secondo Paci, perché poi ci sarebbe anche Gerbi,
ma Gerbi non gioca mai, quindi evidentemente questo calciatore, se non gioca quando non gioca Pinzauti, evidentemente è stato un errore di mercato bello e buono. E l'unica punta che c'è, che noi diciamo, sappiamo che ha dei limiti da un punto di vista offensivo, ha delle capacità sotto un altro punto di vista, oggi non ha giocato lui e si è deciso di giocare con Mungo e Bombagi. Purtroppo però se questo accade magari sarà responsabilità di Paci, ma io penso che sia responsabilità di una società che non ha messo Paci nelle condizioni di poter utilizzare un attaccante all'altezza della situazione e di avere anche almeno un'alternativa all'altezza della situazione. Questo per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante. Poi è evidente che c'è uno spartiacque, due spartiacque. Il primo spartiacque è la partita contro la Ternana dell'andata e il secondo spartiacque è il caso Piacentini, perché se ci fate caso, proprio dopo quei due momenti la stagione del Teramo è cambiata. C'è stato poi quel picco della vittoria contro il Bari, sicuramente una prestazione importante col Palermo, la vittoria di Catania, però se guardiamo le altre partite, tra prestazioni sottotono, sotto il par, come si suol dire nel golf, e anche i risultati che sono arrivati, che sono risultati nettamente inferiori a delle aspettative che si erano create, il Teramo non rischia di non fare i playoff perché il decimo posto comunque ti permette di farli. Sì, sì, è a 35, diciamo, la posizione fuori, quindi esatto, a più esatto, 7 quindi rispetto, se non erro, alla Viterbese. Rivediamo la classifica, sì. Ma mi pare, andando a memoria, che la posizione fuori dai playoff è quella della Viterbese, che quindi è a meno 7 rispetto al Teramo. Assolutamente, quindi insomma, che il Teramo non faccia i playoff mi sembra quasi utopistico, penso che li farà e sarà un aspetto sicuramente positivo. Però se ancora ha qualcosa da dire questa squadra a questa stagione, deve farlo, perché entrare così nei playoff, non dico che non abbia senso, però ci entri male, ci arrivi male. Ora c'è la trasferta di Vibo, poi ci sono partite ampiamente alla portata sulla carta, Cavese, Bisceglie. Bisogna fare punti per migliorare la classifica, ma soprattutto per non entrare male nei playoff, perché entrarci con questa condizione mentale davvero sarebbe un grosso peccato. Quindi vediamo se questa squadra sarà in grado di reagire, però, ripeto, l'andamento degli ultimi tre, anzi forse direi quattro mesi, è un andamento che sovrasta come numero di mesi quello che si è visto nei primi due. Probabilmente la faccia vera del Teramo, se deve essere una via di mezzo, tende però a essere più questa seconda parte. Assolutamente. Intanto ci scrivo, mi piacerebbe che parlasse del Matelica, che sta andando benissimo, peraltro 5-1 contro la Fermana anche oggi, che gioca in maniera devastante. Ed è vero, il Matelica, squadra guidata da due amici, li considero, come Gianluca Colavitto e Ciccio Micciola. Ecco, lì Jacopo, come attaccanti non ci sono diciamo nomi altisonanti di Serie C, ce ne sono tanti che noi conosciamo in Abruzzo. C'è Leonetti, c'è Moretti, esatto. A centrocampo c'è Pizzutelli, cioè tutti sono i giocatori che effettivamente hanno giocato in squadre di Serie D di casa nostra. In Abruzzo, esatto. Cioè, questo vuol dire che non è per forza di cose che bisogna fare lo squadrone per andare forte in Serie no, C. Anche ma soprattutto che l'attaccante o gli attaccanti forti si possono trovare anche in Serie D. Il vantaggio e la bravura del Matelica è aver puntato anche in categoria superiore su dei giocatori che erano con loro in Serie D. Tra l'altro c'è anche quel Franchi, che qualcuno sì, ricorderà quasi una sorta di fantasma a Chieti in Eccellenza, ma che a Matelica era già stato, aveva fatto discretamente bene in Serie D, che anche lui sta facendo la sua parte. Quindi voglio dire, si tratta di insomma di programmazione, organizzazione societaria che il Matelica sta dimostrando. E parliamo di un presidente, pure lì, Canil, che anni fa veniva contestato perché non aveva una gestione oculata della società, ma soprattutto da un punto di vista tecnico. Molti dicevano entra troppo nelle dinamiche tecniche, dovrebbe starne un po' al di fuori. Probabilmente anche il presidente Canil è maturato e ora la gestione viene fatta in maniera oculata e il Matelica sta raccogliendo i risultati, perché il Matelica penso farà i playoff, a 49 punti in 32 partite, ha una media punti importante, anche superiore al Teramo, ma in un altro girone, e in questo momento una squadra che scoppia di salute, che è un bel vedere. Assolutamente, complimenti al Matelica, complimenti
a Gianluca Colavito, complimenti a Ciccio Micciola, anche ai ragazzi del Materica, molti dei quali insomma li conosciamo molto molto bene, hanno militato nel raggruppamento F di Serie D con cui iniziamo. Paolo, allora, di ritorno da Genzano, per questo pareggio che ad un certo punto sembrava potesse portare ad una vittoria, Paolo, del Giulianova. Attenzione che devi attivare l'audio però, Eccoci qua. Certo, certo, mi sentite? Eccoci. Dicevo, grazie Jacopo, alla vigilia credo un po' tutti a Giulianova avrebbero firmato per un pareggio per la gara di oggi in casa del Cinzia Alba Longa, però per come si erano messe le cose alla fine resta il rammarico per aver preso il gol del pareggio della formazione di casa a 5 minuti dal termine, e poi lo vedremo nel servizio tra poco, ancora di più per il palo clamoroso colpito da Paudice al 90esimo, per un contropiede fallito 3 contro 1 al 94esimo, a dimostrazione del fatto che pur avendo sofferto tanto nel secondo tempo, il Giulianova, dopo aver subito il gol del pari, ha continuato a credere in un risultato positivo nella vittoria, ed è stato anche sfortunato l'11 di Bitetto, perché quel palo di Paudice effettivamente grida vendetta sportivamente parlando, però è sicuramente un punto pesante quello ottenuto dai giallorossi su un campo difficile contro una squadra notoriamente ostica da affrontare, soprattutto sul proprio terreno di gioco, al di là del fatto che si giochi ovviamente a porte chiuse. Ed è sicuramente insomma un Giulianova diverso quello che stiamo vedendo da quando sulla panchina giallorossa è arrivato Leonardo Bitetto. Certo, la classifica resta una classifica. Te la faccio vedere, Paolo, andando a ritroso. Prima risultati. Va bene, prima i risultati e poi la classifica, perché avevo dimenticato il girone F di Serie D, 5 partite giocate, la sconfitta del Castelnuovo col Castelfidardo, il pareggio del Giulianova, Patese Campobasso 0-0, ecco perché ho detto che il Notaresco di fatto quasi vince anche senza giocare, Recanatese Pineto 2-2, Vasto Girardi Agnonese 1-1, vediamo la classifica e ti faccio continuare il ragionamento. In relazione alla classifica, con il Giulianova che va a braccetto con il Pineto, certo il Pineto ha ancora tante partite da recuperare, però lo scarto rispetto alle ultime due è enorme e soprattutto non è impossibile insomma arrivare a tirarsi fuori da questa situazione. Sì, ma infatti diciamo c'è il rammarico, perché sono stati persi per il Giulianova tanti punti per strada, soprattutto nella prima parte di campionato, per tante problematiche, anche per molte indisponibilità, molti infortuni. Anche oggi mancavano Caso e Danna, anche altre assenze in difesa. Voglio dire, non è stata una stagione semplice per il Giulianova, però mi sembra di poter dire che con l'arrivo di un tecnico esperto come Bitetto le cose sono sicuramente migliorate, sono migliorati i risultati, è migliorata anche la classifica, ma direi è migliorata un po' soprattutto la squadra. Questo Giulianova non è il Giulianova di qualche mese fa, questo ovviamente senza nulla togliere al grande lavoro che aveva fatto Del Grosso nella prima parte di stagione. Ma Paolo, scusami, ti interrompo perché ci andiamo a vedere, prima di entrare nel merito della stagione di Giulianova, vediamoci il servizio che è realizzato. Cinzia Alba Longa, Giulianova 1-1, il servizio è di Paolo Renzetti. Senza Caso e Danna e con una difesa in emergenza, il Giulianova culla per 85 minuti il sogno di espugnare il comunale Bruno Abbatini, subendo il gol del pareggio laziale all'85esimo. Rammarico in casa giallorossa per il palo di Paudice al 90esimo, ma anche la consapevolezza di aver giocato una grande gara contro un avversario di rango. All'ottavo, prima occasione di marca locale con D'Agostino che dai 22 metri mette di poco al lato della porta difesa da Mora. La squadra di casa a provare a fare la gara, ma i ragazzi di Bitetto sono ordinati e non
non corrono grandi rischi pur non riuscendo a pungere in avanti. Si gioca su buoni ritmi con al 28esimo il lampo improvviso della formazione abruzzese con l'eurogol di Massetti che da quasi 30 metri mette la palla all'incrocio alle spalle di Santilli che non può nulla. Giulianova in vantaggio e grande festa sotto la panchina giallorossa per l'autore della rete giuliese. Squadra ospite cinica e in gol nella prima occasione utile. Al 40esimo locale ad un passo dal pari con Mora che dice no ad Agostino, due passi dall'estremo giuliese sul proseguimento dell'azione, palla a Cardella che mette a lato. Pericolo scampato per il Giulianova che stringe i denti nei minuti finali del primo tempo visto che al 45esimo Magliocchetti in area abruzzese di testa chiama la parata a terra Mora. Nella ripresa al terzo proteste della Cinzia Albalonga quando D'Agostino termina a terra in area abruzzese con il direttore di gara che fischia la punizione per il Giulianova per una posizione di fuorigioco dell'avanti laziale. Forcing locale in questa prima parte di ripresa con Mora che al decimo dice no a Cardella respingendo il violento tiro dell'attaccante di casa. Al 12esimo laziali ancora vicini al pareggio con Mora che questa volta dice no anche al colpo di testa di Mazzei. Al quarto d'ora primo cambio fra gli ospiti con Paudice che prende il posto di Cesario. Continua a premere senza soluzione di continuità la squadra di Chiappara con il Giulianova rintanato nella propria metà campo. Al 17esimo ancora laziali pericolosi con la parte superiore della traversa che dice no a Panaioli. Al 20esimo ancora proteste dei padroni di casa per un tocco con la mano di un giocatore del Giulianova che i laziali sostengono avvenuto in area. Per il direttore di gara invece punizione che poi non sortisce effetti. Al 25esimo ancora un calcio piazzato di Cardella per la Cinzia Albalonga a cui si oppone in angolo il portiere del Giulianova Mora. Giallorossi stanchi che soffrono la pressione locale dopo aver resistito per 85 minuti subiscono al 40esimo la rete del pareggio ad opera di Cardella bravo a controllare e a concludere con una conclusione che non lascia scampo al portiere della formazione giallorossa. Gara tutt'altro che finita visto che al 45esimo Paudice in contropiede colpisce un clamoroso palo mancando il colpo del KO prima del recupero di 4 minuti che vede il Giulianova mancare in contropiede in superiorità numerica al 94esimo. Una importante azione ma alla fine conquistare un punto pesante su un campo difficile come quello di Genzano. Mi detto, se le avessero detto la vigilia che sarebbe finita così, forse avrebbe anche firmato per un pareggio. Per quello che si è visto in campo c'è anche rammarico, avete trovato il gol del vantaggio, ma dopo il pareggio della Cinzia Albalonga avete colpito un palo clamoroso e fallito un contropiede 3 contro 1 al 94esimo. Eh sì, per questi particolari appena detti forse meritavamo qualcosa di più, insomma questa è una partita dove noi abbiamo sofferto prevalentemente la loro fisicità davanti alla nostra area di rigore, perché poi per il resto è stata una partita ben combattuta, sofferta magari in alcuni tratti da parte della nostra difesa, però poi quando uscivamo palla al piede riuscivamo quasi sempre a rendere pericolo, però è un vero peccato, però insomma va bene così anche perché avrei firmato forse per un pareggio, questo è scontato, però per come è andata la partita per questi particolari è un peccato non averli presi tutti e tre i punti. Però vi detto questo è un pareggio che pesa, Giulianova anche oggi ha dimostrato di essere una squadra diversa da quella di qualche settimana fa. Sì, stiamo crescendo, stiamo consapevolmente acquisendo anche tutte quelle che sono le nozioni o quello che facciamo anche durante la settimana e anche nelle partite precedenti, e quando si cresce si disputano partite come queste senza nulla togliere anche a tutti gli altri. Se forse avete visto e la cosa mi ti fa rendere ancora più grato a questi ragazzi, per quanto mi riguarda, il fatto che oggi abbiamo giocato con 9 under in campo ad un certo punto, no? Per cui abbiamo iniziato con 8 under e abbiamo finito con 9 under, per cui questo mi rende ancora più consapevole sulla forza del gruppo. Si continua a sperare in questa salvezza, questo è il messaggio che arriva da Genzano. No, la speranza, più che speranza ci deve essere una forza, c'è da parte nostra una forte convinzione che si possa raggiungere, anche perché in questa maniera tu riesci anche ad allenarti con più consapevolezza e con più gioia, cosa che stanno facendo loro e che stiamo di domenica in domenica mettendo un qualcosa sempre per poterla raggiungere.
Eh sì, convinzione Paolo, che sembra davvero non solo trasparire anche se vogliamo dal modo di porsi di Pitetto, ma probabilmente anche da quello che questa squadra sta esprimendo sul terreno di gioco. Sembra una squadra davvero convinta di poter cambiare marcia, di poter raggiungere l'obiettivo che si è data. Lo sta facendo in alcune partite sapendolo interpretare, in alcune con sacrificio, in alcune con cercando di assaltare maggiormente l'avversario, con i limiti ovviamente di una squadra che ha comunque 18 punti in classifica, ma con le armi che ha a disposizione e con, l'ha detto bene Bitetto, 9 under oggi su 11. Sì, questa è un'altra notizia, insomma, del fatto di come comunque il tecnico pugliese stia facendo un buon lavoro. Probabilmente in altri tempi Giulianova questa partita oggi l'avrebbe persa, invece è arrivato un pareggio anche con rammarico, perché lo abbiamo visto dalle immagini e questo è l'aspetto importante. Dopo aver subito il gol, Giulianova non ha mollato, ha continuato a provare ad attaccare e ha avuto quell'occasione clamorosa con Paudice. Fosse arrivato il gol, Giulianova avrebbe vinto una partita, forse la vigilia anche isperata in casa di una formazione ostica difficile da affrontare come la Cinzia Albalonga. Quindi si sta vedendo in questa squadra uno spirito diverso, una squadra che ora sembra davvero credere in un obiettivo che qualche tempo fa sembrava quasi isperato da raggiungere. È vero che poi ci sono stati degli aggiustamenti, degli accorgimenti di mercato, sono arrivati dei giocatori, altri sono andati via, ma quella di oggi sembra una squadra sicuramente più equilibrata e una squadra più all'altezza di questa categoria. Paolo, visto che abbiamo parlato di under, intanto io leggo l'11 iniziale del Giulianova: Mora 2000, Ferrini 99, Tipaldi 2003, Ancinelli 2000, Galli 2000, Cipriani 2001, Tedone 99, Barlafante 2000. Peraltro nel corso della ripresa è entrato Paudice 2001 per Cesario, che under non è, e fanno esattamente 9. Vogliamo spendere due parole per questo ragazzo Mora, poi rivedremo anche questo episodio che oggi insomma è stato un po' bersagliato da Cardella, non solo da lui, però se l'è cavato Agostino sempre bene. Sì, è stato il grande protagonista, è stato autore di 2 o 3 interventi prodigiosi. Io sinceramente non conoscevo fino a qualche settimana fa questo portiere, e devo dire che questo ragazzo sta dimostrando di essere un portiere che può avere anche un discreto avvenire. Aveva fatto bene anche nelle altre partite, oggi è stato molto bravo sia su Cardella che su D'Agostino, conclusioni ravvicinatissime dei due attaccanti della Cinzia Albalonga. Mi sembra di poter dire che è un portiere che dà anche sicurezza al reparto difensivo, e oggi il Giulianova era davvero, diciamo, ridotto male per quanto riguarda la difesa, perché in pratica c'erano gli uomini contati per Bitetto. Nonostante questo, insomma, la squadra ha risposto bene, anche la difesa ha risposto bene con la grande giornata di Mora, ma anche dei suoi compagni di reparto. Peccato per questo gol preso a 5 minuti dalla fine, ma bisogna dire che anche il giocatore dell'Albalonga ha fatto una grande giocata. Andrea, ci scrivono: Bitetto allenatore sprecato per la Serie D. Io ne sono profondamente convinto, però ti chiedo comunque, questa squadra, al di là di quanto si potesse pensare, cioè l'impatto di Bitetto sta andando oltre quello che ragionevolmente si poteva pensare? Beh, comunque la squadra sta dando risultati, sta dando continuità di prestazioni. Oggi era molto difficile per l'avversario e anche per le tante assenze. Peraltro Giulianova non riesce mai a trovare continuità sul fronte degli infortuni, perché ogni volta che torna un giocatore poi se ne fanno male 2. Oggi mancavano Caso e Danna, e Caso è un'assenza pesante e sarà tale per penso una ventina di giorni. Forse su Danna si può scommettere su un recupero un po' più immediato. È chiaro che sono assenze pesanti. Oggi non c'era neanche Demoleon, che è un altro giocatore importante. Giulianova ha una difesa rabberciata, dove però gli under stanno facendo bene,
perché Galli è arrivato e si è subito inserito in un certo modo, Ferrini è abbastanza una garanzia, c'è anche Ancinelli che è un buon cambio, però a me sorprende anche il fatto che lì in mezzo al campo, nonostante sia una squadra giovane, con Cipriani, con De Cerchio, con Massetti non è un under, ma comunque sia un giocatore molto giovane pure lui, anche i due cursori sulle fasce, c'è una squadra estremamente giovane che però è sul pezzo, e lì si vede, ritengo, la mano dell'allenatore. E poi lì davanti, con Paudice che è sempre velenoso, oggi ha preso il palo, Barlafante oggi non è stato lucidissimo, però è sempre lui, è sempre un giocatore pericoloso anche lui, Genova deve avere la forza di restare sul pezzo, a pochi margini di errore, perché se vedete la classifica, il Pineto ha tante gare da recuperare, poi c'è il Fiuggi e poi c'è il Montegiorgio che ha diverse gare da recuperare, e Genova, vedete, è al limite. Se noi guardiamo la classifica potenziale, Giulianova non ha recuperi da fare, il Montegiorgio ne ha almeno 3, forse con oggi anche 4, e Giulianova deve non solo mantenere quella posizione o magari migliorarla, ma migliorarla a scapito di chi? Del Pineto? Difficile, forse bisogna fare la corsa sul Fiuggi, che però ha 2 gare da recuperare, il Montegiorgio ne ha 4. Quindi Genova deve o guadagnare posizioni o comunque sia deve contenere i distacchi per giocarsi tutto nel play-out. Ecco perché dico che comunque la si voglia vedere, Genova ha dei margini di errore molto ristretti, e quindi quello che si è fatto finora va bene, ma bisogna continuare senza allentare la presa, perché il campionato non lo permette. Assolutamente. Assolutamente sì. Paolo, dall'altra parte, che Cinzia Albalonga hai visto? Questa squadra che ha sempre, diciamo sempre, costruita con grandi obiettivi, sembra sempre mancargli qualcosina. Beh, oggi la Cinzia Albalonga, la squadra di Gappara, mi ha fatto una buona impressione, perché comunque ha fatto la partita, ha avuto delle occasioni e devo dire è stata anche un pizzico sfortunata, come poi è stato sfortunato il Giulianova soprattutto nel finale con il palo di Paudice, però ho visto dei giocatori davvero bravi come Cardillo, come D'Agostino, insomma è una squadra, si vede che è una squadra di categoria, una squadra che gioca un calcio molto intenso, anche molto fisico, lo diceva anche Bitetto a fine partita, Giulianova offerto soprattutto la fisicità dei giocatori della Cinzia Albalonga, questa è la classica squadra di categoria che probabilmente, secondo me, però sta rendendo un po' al di sotto delle aspettative, perché questa doveva essere una delle protagoniste, almeno alla vigilia, secondo anche gli addetti ai lavori che conoscono molto meglio questo campionato del sottoscritto, doveva essere una delle grandi favorite per contendere, per lottare per i primi 2-3 posti, quindi voglio dire, da questo punto di vista probabilmente la Cinzia Albalonga per la squadra che ha è sicuramente indietro rispetto ad una classifica che poteva essere migliore, però è un'ottima squadra, e questo accresce secondo me il valore del punto conquistato dal Giulianova, che avrebbe potuto però portarne anche 3 a casa. Paolo, andiamo a vedere l'episodio su cui ha protestato la Cinzia Albalonga, poi facciamo rispondere Andrea sull'eventuale scambio Bitetto-Pirlo, non so se lui è d'accordo, ci Ma chiede il nostro per amico Per me Robertone. Potrebbe andare tranquillamente anche il buon Robertone in panchina. Ok, quindi insomma, tu ci fai Bitetto la Juventus e Pirlo... Ma no, senza scambio, direttamente il grande Roberto. Ah ok, va bene. Lui saprebbe come gestire il gruppo. Sì. Vediamo l'episodio, Paolo, perché c'è questo cross al centro e un tocco di Tedone, certamente con la mano, non so quanto volontario, ma conta relativamente perché la volontarietà c'entra. Il problema è capire, perché la Cinzia richiedeva il calcio di rigore, ma veramente è difficile stabilirlo. Io sono più portato a pensare che si sia un passo fuori, che l'arbitro abbia deciso... Bene, però è una sensazione, magari sto dicendo una cavolata estrema, io non lo so. A me sembra... Anch'io ho la sensazione che sia un filo fuori, lo si vede dalla posizione dei piedi che sono comunque fuori, e poi per il resto non abbiamo gli strumenti per essere certi che possa essere in area, sopra la linea o al di là
Però se guardiamo i piedi, Tedone è fuori. Paolo, per te? Sì, a me sembra fuori di qualche centimetro. Guardando la linea, se vediamo la linea dell'area di rigore, i piedi del giocatore sono fuori, quindi credo che sia giusta la decisione del direttore di gara. Intanto ci scrivono da Vasto quante partite deve recuperare la Vastese, mi pare due, giusto? Sì, ci arriva con conferma. La partita di Pineto col Pineto e quella di oggi. Esatto. Ok. Ma sì, penso che se ne passerà per la Vastese, se sono tanti i contagiati, penso che ci vorrà tempo prima di rivederla in campo. Eh sì, speriamo insomma che la situazione migliori un po' per tutte le squadre. Va bene, va bene. Paolo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te. Peraltro adesso ti lasciamo riposare perché dopo i chilometri di ieri, Pescara-Vicenza, Vicenza-Pescara, oggi Pescara-Genzano, Genzano-Pescara, avrai fatto... Quanti chilometri hai fatto con due giorni? 1300-1400. E allora il riposo è dopo. Grazie Paolo. Grazie. Ciao Iago. Grazie Paolo Renzetti. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco con l'Abruzzo del pallone. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Andiamo subito nella sala stampa dello stadio Gaetano Bonoli. Si sta parlando Francesco Bombaggi. Dunque, perché? È difficile dirlo. Contro le squadre piccole abbiamo fatto fatica, quasi sempre fatto fatica, perché non ti so spiegare bene perché, però diciamo che per una squadra che prova a giocare tendono a concedere sempre di meno, a chiudere qualsiasi spazio, diventa una partita sempre sporca. Forse non siamo una squadra che riesce nelle partite sporche a esprimere il massimo potenziale, a creare anche quelle azioni brutte, sporche di seconde palle che magari ti consentono di arrivare a creare occasioni da gol. Al di là del gol, credo che a parte l'occasione di Mimmo al primo tempo pulita, abbiamo creato poco. Questo lo posso inficiare magari a non tantissima brillantezza per le tre partite in una settimana. Il fatto che non facciamo gol, che magari non siamo una squadra che segna poco da tutto l'anno, non so dirti realmente quale sia il motivo. Non siamo neanche una squadra che crea 10-15 palle gol. Fondamentalmente c'è una squadra che gioca più sulla compattezza, più sull'essere squadra, che sul produrre grandi azioni, belle azioni. Questo siamo sempre stati dall'inizio dell'anno, credo dall'inizio, anche quando si vinceva tutte quelle, abbiamo fatto quel filotto, c'erano sempre due o tre occasioni a partita, magari riuscivamo a sfruttarle. Non siamo mai una squadra che ha creato 15 palle gol nitide, 10 palle gol nitide in una partita, non è mai successo, quindi non mi preoccupa quel discorso là. Dispiace perché se oggi magari la sbloccavamo noi, queste partite, come ben saprai, trovi il vantaggio, diventano partite diverse, perché loro i punti li servono tantissimo in questo momento, e quindi devi aprire uno spiraglio. È facile giocare tutti dietro, quando vai in vantaggio, se andiamo in vantaggio il primo tempo, magari diventa la nostra partita. Ecco, Francesco, senti, questa seconda sconfitta consecutiva ora mette anche a repentaglio i playoff. Un Teramo che non mi è apparso brillante, come dicevi, lucido in fase offensiva, cioè davvero capace di mettere sotto l'avversario, sei d'accordo? Sì, abbiamo fatto fatica a arrivare di qua dalla metà campo oggi. Credo che sia dovuto a un pochettino di merito di avversari, tanto non brillantezza da parte nostra, credo. Non è questione di poca brillantezza, siamo arrivati veramente poche volte nella tre quarti avversaria, quindi era una partita un po' contratta. Abbiamo avuto la palla per sbloccarla, non ci siamo riusciti, peccato. Poi loro fortunosamente hanno trovato 1-0. Penso che sia questa la partita. Poi abbiamo provato anche alla bene meglio creare qualcosa al secondo tempo mettendo la palla là, non siamo riusciti a pareggiare. Ciao Francesco, benvenuto in diretta con l'Abruzzo del pallone, e ti chiedo se c'è il rischio a questo punto di un campionato anonimo del Teramo, in cui la qualificazione playoff potrebbe essere quasi, se non certa, comunque abbastanza sicura, ma un ottavo, nono posto che cambia poco, ecco, se c'è questo rischio.
Ah, Jacopo, siamo detti che da qua alla fine dobbiamo cercare di raccogliere il più possibile. Se vinciamo la prossima partita abbiamo fatto due punti, un punto in più dell'andata, perché abbiamo fatto due pareggi. Quindi cerchiamo di lavorare, di capire che dobbiamo magari aggredire le partite in maniera differente, soprattutto in questo momento, perché è dura contro tutti. Cioè, veramente dura contro tutti, perché i punti pesano tantissimo. Per quello si dice sempre che il girone di ritorno è differente dal girone d'andata. Dobbiamo fare qualcosa in più. Noi stiamo mettendo il massimo, speriamo che la prossima volta giri dalla parte nostra. Faremo di tutto per farlo girare dalla parte nostra. Francesco, è chiaro che nelle prossime partite però servirà finalmente una svolta con le squadre di medio-bassa classifica, perché oggi, se quella svolta ci doveva essere, non c'è stata. Sì, sì, hai ragione. Che ti rispondo, andremo a Vibo a fare il massimo che possiamo fare, quindi solo questo ti posso dire. Noi ci siamo, oggi dispiace perché potevamo continuare, cioè riprendere un trend positivo, dispiace aver preso il gol in quella maniera, ma effettivamente credo sia veramente l'unico neanche tiro che abbiamo preso in porta, quindi non è questione di affrontare le partite meglio, più concentrati, non credo sia quello. Di provare a cambiare volta la partita quando si incanala in quelle partite brutte, sporche. Dobbiamo cercare di far questo, credo. Riesci a fotografarmi questo momento fuori dal calcio, cioè nel gruppo, nello spogliatoio, che aria tira, come si pensa di rialzarsi? A volte, ripeto, dobbiamo pensare di partita in partita e cercare di fare il massimo che possiamo fare. Oggi dispiace, però c'era un silenzio epico, diciamo, in spogliatoio. Stavamo tutti molto delusi. Speriamo di, dobbiamo ripartire subito con la voglia che ci abbiamo messo in queste prime partite recenti, diciamo, per cercare di riportare subito il trend a nostro favore. Senti Francesco, quanti meriti vanno alla Virtus Francavilla, che ci ha creduto, che ha retto un muro difensivo che il Teramo non è riuscito ad infrangere? Quanti demeriti al Teramo, che non è riuscito ad essere incisivo e a finalizzare, insomma? Giusi, non so che risponderti, nel senso, da una parte e dall'altra ci sarà merito e demerito. Sicuramente noi possiamo lavorare solo su noi stessi, non pensare se la Francavilla fa la partita migliore dell'anno o la peggiore dell'anno. Dobbiamo cercare di fare qualcosa in più noi, è solo questo. Francesco, questa sera insomma c'è stata anche una coppia d'attacco, se vogliamo, non so quanto inedita, con te e Mungo in questo 4-4-2 un po' spurio. Volevo chiederti se questa è stata un'ulteriore difficoltà a fare male ad una difesa a 3 che poi diventava a 5, molto ben schierata, molto compatta. Sì, perché penso cambi poco, nel senso, davanti siamo tutti ottimi giocatori, quindi non credo che cambi giocare con uno piuttosto che con un altro, nel senso, era il nostro dovere fare qualcosa in più, questo sì. Credo che il mister abbia optato per me e per Mimmo per provare a giocare in velocità. Potevamo fare qualcosa in più, senza ombra di dubbio. Posso dire solo questo, Jacopo. Ok, grazie. Ciao. Tra poco arriva anche Massimo Paci, ovviamente lo aspettiamo. Grazie all'ufficio stampa, come di consueto, della Teramo Calcio. Cari amici, siamo alle solite prestazioni a squadra immatura. Intanto è tornata con noi Ania, squadra immatura e tecnico inesperto per questa categoria, soprattutto troppo amante delle sue opinioni. Se a volte ascoltasse alcuni consigli allenatori più esperti e anziani, potrebbe migliorare. Non lo so, poi con il senno di poi, Ania, non so quanto si vada avanti, nel senso che, dai, diciamocela tutta, una settimana fa... vittoria sul Catania, grande entusiasmo, oggi si perde come tutte le squadre, tutte le latitudini, da Oslo credo fino a Città del Capo, funziona così, non... quando si perde si è incavolati, quando si vince si è contenti e probabilmente a volte si sopravvaluta la vittoria e si sottovaluta la prestazione di una sconfitta, non so se tu sei d'accordo.
anche molto incavolati, è normale, quando si è tifosi a maggior ragione. Il Teramo però purtroppo mi sento di dire che in questa stagione è un po' troppo dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè è dottor Jekyll con le grandi e Mr. Hyde con, almeno per quello che si è visto fino a questo momento, con le formazioni sulla carta più abbordabili. Questo credo che sia un'indicazione del fatto che comunque i giocatori hanno sempre bisogno di motivazioni per dare il massimo, e non è secondo me una buona cosa, nel senso, penso che un giocatore debba sempre trovare certe motivazioni, questo al netto ovviamente di stanchezza, tre impegni in una settimana, tante variabili che ovviamente ognuno di noi deve sempre considerare quando dà dei giudizi, però alla fine ormai a sei gare dal termine del campionato credo che ci possono essere comunque delle indicazioni ormai definite, e questa secondo me è un'indicazione definita, ovvero un Teramo che non è continuo nelle prestazioni a seconda che affronti il Catania, come abbiamo visto una settimana fa, o anche la Ternana qualche giorno fa, dove comunque ha giocato una più o meno una buona gara, e poi si ritrova contro la Virtus Francavilla, che insomma è avversario di certo più abbordabile, con una prestazione non all'altezza. Si è seduto Massimo Paci, lo andiamo ad ascoltare. Mister, buonasera. Ciao, buonasera Gaeta. Voglio chiederti subito un po' l'argomento che insomma in questo post partita, anche leggendo i social e quant'altro, che è quello della tua scelta di affiancare Mungo a Bombaggi. Come è nata questa idea? Insomma, se ci spieghi il perché di questa scelta. Allora sì, è nata questa idea perché sapevo che loro venivano qua e venivano chiusi con cinque difensori, tre centrocampisti, e quando trovi squadre totalmente chiuse, secondo me hai bisogno di gente tecnica che può determinarti lì in mezzo a spazi chiusi qualche giocata importante, e per quello è stata fatta la scelta di Mungo, perché sapevo che non avevamo profondità, non avremmo avuto profondità contro loro totalmente chiusi, e la scelta è proprio per questo, per avere un giocatore più tecnico che all'interno di quegli spazi chiusi potesse con la sua tecnica darci una mano. Certo che poi da un giocatore come Mungo tutti ci aspettiamo che prima o poi determini una partita, e siamo in attesa di questo, perché è un giocatore importante, non è che ho messo in campo un giocatore che è sconosciuto, e quindi la mia scelta è stata per quello. Mister, scusami, io insisto un po' sull'argomento, nel senso che la Virtus ha fatto la partita che pensavamo facesse, quella era. Certo, si potrebbe discutere sul gol subito, che hanno girato palla per 100 metri, vabbè, è un particolare. Ma Bombaggi Mungo, in chiave offensiva, in chiave penetrativa, in chiave di pesantezza di pacchetto offensivo, perché dovrebbe valere più di Pinzauti Mungo, che abbiamo schierato contro il Catanzaro, avendo comunque qualche attaccante, seppur giovane e magari inesperto, in panchina? Mi metto anche un po' nei panni di Kerematen, di Gerbi e degli altri. Scusami se sono brutale, ma è quello che penso. No, ma non sei brutale. È la tua opinione, è giusto che io ti dia le risposte. Eravamo alla terza partita e secondo me Mungo, che era un giocatore fresco, ci stava di inserirlo oggi in una partita così. Perché no? Faccio fatica a capire il contrario, nel senso che è un giocatore che non ha giocato le due partite precedenti, è un giocatore che era fresco, è un giocatore importante. Non capisco, non so perché battete su questo punto, che non credo che sia questo il problema. Oggi abbiamo perso perché onestamente abbiamo giocato male, e più c'è stato un pizzico di sfortuna nell'occasione del gol. Queste sono partite purtroppo che subisce un tiro in porta come abbiamo subito noi, abbiamo perso la partita. In queste partite qua devi giocare bene, devi giocare meglio di quello che abbiamo fatto noi, soprattutto nella fase offensiva. E quindi l'analisi è anche semplice, non dobbiamo nasconderci dietro le scelte o nasconderci. Abbiamo giocato male, la fase offensiva non è stata buona, e quindi non dobbiamo far altro che metterci là sotto a lavorare, non è morto nessuno, e andare avanti. Salve mister, questa è una brutta sconfitta, la seconda consecutiva, rappresenta un passo indietro per il Teramo sul piano della prestazione? Ma certo, assolutamente sì, dal punto di vista della prestazione abbiamo fatto un passo indietro, però questo non cambia,
ci sta in un campionato, non è una cosa così eccezionale, è una cosa che può capitare. Comunque questi ragazzi sono sempre loro, hanno quasi sempre giocato gli stessi. Non è una scusa, ma percepivo prima della partita che c'era un po' di stanchezza, e quindi in una fase del campionato così, alla terza partita, una partita così contro una squadra chiusa in cui dovevi star bene fisicamente, noi non eravamo brillanti e abbiamo perso per questo fondamentalmente. Buonasera mister, io invece volevo chiederti, dopo la partita contro la Ternana, in questi giorni che ci hanno separato da Teramo Ternana fino a Teramo Virtus Francavilla, il refrain è stato: non sarà come all'andata, cioè ok, altra sconfitta con la Ternana, ma vedrete che adesso cominceremo, non faremo gli stessi errori del girone d'andata, o meglio, non perderemo tanti punti con le piccole. E invece alla prima è andata anche peggio, perché all'andata con la Virtus Francavilla il Teramo aveva pareggiato, questa sera ha perso. Sì, è una considerazione, non so la risposta, nel senso che è una considerazione giusta, ma non so cosa cambia, nel senso che dobbiamo andare avanti. Io non avevo fatto proclami dopo la partita con la Ternana, io avevo analizzato la partita per quella che è stata secondo me e non avevo detto adesso vedrete il Teramo, io non ho detto niente di questo che hai detto tu. Immagino che fosse stato un auspicio, insomma era un auspicio che il Teramo non ricadesse esattamente negli errori che aveva fatto nel girone d'andata, che poi erano costati tanti punti e posizioni in classifica. Ma allora, non so quello che potete voi immaginare, io posso analizzare la partita, posso analizzare il fatto che contro le squadre chiuse abbiamo più fatica a trovare il gioco, quello sì, ma l'ho detto già una volta, credo che sia una questione di caratteristiche. Quando trovi squadre chiuse hai bisogno di un maggiore palleggio, non si può pensare di andare partire l'azione a destra e concludere l'azione a destra, quindi per forza di cose devi con il palleggio muovere gli avversari. Per fare il palleggio nella metà campo avversaria ha bisogno di giocatori tecnici. Noi per caratteristiche abbiamo incursori, abbiamo incontristi a centrocampo e quindi facciamo un po' fatica contro squadre chiuse. Questa è l'analisi tecnica e oramai è un refrain, come l'hai chiamato tu, perché quando incontriamo squadre chiuse facciamo sempre fatica. Poi oggi comunque è andata storta perché abbiamo preso un tiro in porta. E quello c'è da ammetterlo, perché non sempre poi le partite vanno male, perché abbiamo avuto un'occasione incredibile nel primo tempo, come è stato con la Paganese. Se facciamo quel gol lì magari la partita cambia, e quindi non bisogna affrettarsi nei giudizi. So che tendenzialmente siete molto veloci nel giudicare, capisco, ma da quest'altra parte c'è grande equilibrio, perché non è morto nessuno, questi sono ragazzi che hanno sempre dimostrato attaccamento e su di loro io sono convinto che faremo bene da qua alla fine, ho massima fiducia in loro. Perdonami. Scusami, hai detto dolosi nel giudizio? No, ho detto nel giudizio siete molto veloci a giudicare. Bravo. Ok, perdonami. Mister, in genere dopo una sconfitta questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire. Oggi sul piano della reazione ti aspettavi qualcosa in più dopo la gara con la Ternana? Allora, dal punto di vista proprio caratteriale della mentalità mi aspettavo qualcosa in più da parte dei ragazzi, però giocano sempre gli stessi e quindi a volte non è facile ricaricare una partita, perché è molto più facile fare la partita che ha fatto il Francavilla, è molto più facile chiudersi davanti alla propria area di rigore e distruggere il gioco avversario, anziché dover costruire le azioni, dover trovare azioni, spazi chiusi, è molto più complicato. E quindi comunque hai bisogno di uno sforzo maggiore per far tu la partita. E quindi mi aspettavo qualcosa in più, ma alla terza partita ho avvertito un po' di calo di tensione da parte loro, nel senso che non siamo riusciti a riaccendere il fuoco dentro come questa partita richiedeva, perché era una partita difficile, l'avevo detto ieri, e quindi sì.
Possiamo rientrare, abbiamo ascoltato buona parte della conferenza stampa di Massimo Paci. Intanto manca una punta, c'è poco da dire, a mio parere una punta nemmeno fa 20 gol al campionato, una punta mediocre in un girone mediocre, che peccato, vorrei un vostro parere, Paolo Corropoli. Una punta manca certamente Paolo, poi chiaramente non è la panacea di tutti i mali, questo mi pare evidente. Diamo il benvenuto in piattaforma a uno che del Teramo è stato, seppur per poco, Ahmed Mejri, l'ho pronunciato bene? Sì, pronunciato benissimo. Un voto alla pronuncia voglio. Ahmed Mejri, un otto va bene. Sei Ahmed, sei più, dai. Dai, va bene. Va bene. Ahmed, resta un attimo con noi, concludiamo un attimo la parentesi legata al Teramo, perché volevo fare un giro con Ania e con Andrea sulle parole di Massimo Paci. Su quello che ha detto Ania, tu che l'hai sentito, insomma, un po' se non attacchi e schieri le punte, come fai a vincere? Ci scrivo. Il problema, io non voglio difendere a prescindere, ma quali punte? Cioè, perdonatemi, io veramente non riesco a capire. Cioè, quali attaccanti? Pinsauti? Non lo so a chi si riferiscano, quali punte si riferiscano. Tu che ne pensi? Infatti perdonami, ma queste scelte delle ultime gare sono una implicita bocciatura del mercato di gennaio, perché è arrivato Gerbi, ma sostanzialmente abbiamo visto poco e niente, insomma, anche se poi era appunto pronto per il mese di gennaio, è arrivato già molto prima, ma non l'abbiamo mai visto sostanzialmente. Di fatto Kjere Mateng è stata una meteora che insomma è passata e non si è più vista, e di conseguenza insomma il mercato di gennaio ha dato davvero poco, ma mi sento di dire anche che abbiamo quindi perso. Ok, adesso mi sentite? Sì. Ti sentiamo. E vi dicevo, comunque le scelte di Paci, soprattutto quelle dalla Juve Stabia in poi, sono secondo me un'implicita bocciatura di alcuni giovani che sono arrivati, insomma, perché non schierandoli mai, anche Bellucci, anche lo stesso Lombardi, cioè sono scelte che alla fine cosa hanno, sono arrivi che cosa hanno portato alla squadra? Poco e niente, anzi devo dire niente, se poi alla fine confermi sempre gli stessi, perché ti danno maggiori garanzie proprio per centrare la migliore posizione possibile in ottica playoff. Quindi scegli di fare per progetto una squadra giovane, ma poi di giovani in campo ne metti pochi, ne metti per un determinato numero di mesi, vedi che va male perché comunque non riesci a vincere per 3 mesi e quindi torni ai giocatori più esperti. C'è un po' di confusione, ecco, mi pare di annotare, un po' di confusione con cui è arrivato il Teramo a questo punto della stagione importante. Oh sì, buonasera, ormai il Pescara è in C, però non matematicamente ragazzi, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Che intenzioni ha Sebastiani farci fare la fine del Lanciano? Credo assolutamente di no, ma ovviamente vi do appuntamento domani sera con Replay con Enrico Rocchi e Andrea Costantini per analizzare meglio la situazione in casa biancazzurra. Andrea, prima ci hanno scritto un maledetto Campidelli, tutta colpa sua, niente meno. Adesso andiamo a riprendere, cioè non potendo sparare adesso su chi c'è, tiriamo obiettivi a casaccio. Però stavo ripensando che proprio in questo ampio periodo, questi 4 mesi di cui ho parlato, poi effettivamente ho ricontrollato, perché da un po' di tempo io dicevo sempre tre mesi, ma poi ci ripensavo e dicevo forse anche di più, e infatti sono 4 mesi, perché la gara di Terni è stata giocata il 21 di novembre, e in questo periodo di tempo si è rivisto per risultati, il Teramo dell'ultima parte dell'era Campitelli, cioè una squadra che faticava a vincere le partite, che era davvero uno stillicidio l'attesa per la vittoria, perché vinceva davvero poco quel Teramo, tant'è che faceva campionati di medio-bassa classifica, e siamo tornati a vedere un Teramo che fa fatica a vincere le partite dopo 2 mesi inebrianti, che costa però molto 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 di più.
Perché sì. Adesso non bisogna adesso nascondersi dietro un dito, eh. Questa squadra costa 4 volte quella, sì, sì, quella che faceva fatica a vincere. Assolutamente sì. Doveva arrivare terza o quarta, secondo le dichiarazioni dei dirigenti. Quindi. Sì, ma appunto, con queste cose che avete giustamente detto, stiamo vedendo una squadra che fa tremenda fatica a vincere. Io ripeto, discorso fatto all'inizio, e dici bene anche tu Jacopo, ma quali punte? Pinzauti che ha quei limiti. Gerbi evidentemente è stato bocciato, Gerbi addirittura un arrivo di ottobre, fine mercato di settembre-ottobre, Bonino che non ha fatto bene è andato via e poi non c'è nessun altro. Oggi ha provato a motivare, se non è Paci ha provato a motivare in un certo modo, ha dato una spiegazione tecnica, forse quando invece andava data una spiegazione di un altro tipo, cioè Pinzauti è stato spremuto, ha provato a cambiare e vedere se con un falso 9 si riusciva a scardinare questa difesa, anche perché il centravanti che aveva, l'unico con una certa affidabilità, e non parliamo certo di un grande attaccante, era abbastanza spremuto, come probabilmente è spremuta un po' tutta la squadra. Non aver attinto alla rosa nella sua pienezza, perché ci sono infortuni, perché ci sono dei giovani, probabilmente questo vuol dire che da un certo punto di vista nelle valutazioni di Paci manca una certa affidabilità in una certa parte della rosa. Ci si affida in questo momento a sempre gli stessi, gli impegni sono tanti e quindi si arriva un po' scarichi. Però io ripeto nuovamente che ci sono delle date che hanno scandito questa stagione e quindi ci sono delle responsabilità della dirigenza su quello che si è fatto prima di gennaio e durante il mese di gennaio. Dopodiché, se siccome di questa dirigenza dal punto di vista tecnico fa parte Sandro Federico, che è apparso, ma mi risulta faccia parte anche Andrea Iaconi, se Andrea Iaconi batte un colpo e spiega anche lui perché si è arrivati a tutte queste difficoltà e a questi 4 mesi, sarebbe anche auspicabile, perché Sandro Federico più volte ci ha messo la faccia, ha rilasciato anche una recente dichiarazione a un sito, Iaconi invece no, e quindi insomma ci piacerebbe anche ascoltare la sua versione. Assolutamente sì, le partite del Teramo sono obiettivamente brutte e noiose, senza arrivare in area a fare conclusioni, una vittoria qua e là non possono cambiare un atteggiamento da inizio campionato. Va bene, noi dobbiamo però chiudere adesso la parentesi di Teramo, perché la riapriremo martedì, e quindi salutiamo la nostra Ania. Ciao Ania, ci vediamo martedì. Ciao. Peraltro, a proposito di attaccanti, martedì ne abbiamo uno ex, chiaramente, però insomma uno che qualche gol l'ha fatto, eh. Sì. Sì, anche nell'anno famoso del, chiaramente non era il titolare, portava la fascia da surprise capitano, però, sorpresa. Portava la fascia da capitano. Ah, questo ok, ho capito. Grazie Ania per essere stato con a noi. A voi. Ciao. Chi ha fatto parte del Teramo è proprio Ahmed, per poco Ahmed. Come mai? Poi e sei andato a Pineto. Sì, buonasera. Sì, praticamente sono stato a Teramo per 2 settimane, poi purtroppo nel calcio si prende una decisione, ho scelto di andare a giocare e sono sceso in D. Tra poco ti chiedo, prima ti faccio vedere le immagini della partita di oggi, perché poi chiaramente con te, ma è come se parlassimo con tutta la rosa del Pineto, dobbiamo chiedervi come avete passato questi 50 giorni, che immagino siano stati durissimi. Però intanto ci vediamo. Recanatese-Pineto 2-2. Servizio. Recanatese-Pineto termina con uno spettacolare 2-2 al termine di una gara godibile e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Pineto torna in campo dopo ben 46 giorni di stop per Covid e ben 8 gare da recuperare. La Recanatese è reduce dal cocente pareggio subito all'ultimo minuto dal Matese nel recupero infrasettimanale ed è alla ricerca di quella vittoria che può far bene a classifica e morale. Gli ospiti si affidano a Minnozzi, unica punta, mentre tra i leopardiani Titone agisce esterno insieme a Sbaffo e Gomez. È proprio del numero 20 di casa la prima azione al terzo, ma la difesa ospite respinge. All'ottavo la gara si sblocca. Bugaro corre lungo l'auto di destra e crossa in mezzo. Minnozzi ci prova di prima intenzione ma viene respinto, ma sul secondo tentativo fa centro, facendo esultare tutta la panchina abruzzese.
Due minuti dopo, gli uomini del debuttante Mister Pomante hanno la palla del raddoppio, ma Tamborriello trova Santarelli pronto alla respinta. Al dodicesimo, l'occasione ce l'hanno i padroni di casa con Raparu che batte dal limite, ma è sfortunato perché la palla incoccia il palo e torna in campo. Nella parte centrale del primo tempo si gioca per lo più a centrocampo. Al 35esimo Titone è costretto ad alzare bandiera bianca. Pagliari fa entrare Liguori che si fa subito vedere. Al 41esimo quando viene steso in area da Paoli. Il direttore di gara indica il dischetto sul quale si presenta Sbaffo che sceglie la battuta a Cucchiaio ma il pallone è troppo lento e dà il tempo a Megeri di rialzarsi e bloccare addirittura. La pressione lopardiana si intensifica e prima del duplice fischio porta al pareggio. Lo scatenato Liguori sfonda sulla destra, crossa in mezzo dove Raparo si avventa sul pallone. Megeri è miracoloso ma sulla respinta irrompe ancora il numero 8 che gonfia la rete per un urlo liberatorio. Nella ripresa Pagliari lascia negli spogliatoi un esausto Gomez per Donzelli. La prima occasione ce l'ha il Pineto con Tamborriello che cerca di sorprendere Santarelli con una conclusione precisa ma l'estremo difensore di casa vola e devia in corner. Al quarto d'ora ci prova Pezzotti su punizione ma non è fortunato. Poi al 19esimo Sbaffo si fa perdonare per l'errore del primo tempo. Liguori giostra lungo l'auto destro, palla al centro, area dove il numero 5 ci prova una prima volta. Poi si produce in una spettacolare rovesciata che non lascia scampo a Megeri. Il Pineto sbanda e Pezzotti su punizione mette in difficoltà il portiere che esce a vuoto senza che nessun giallorosso ne approfitti. Al 26esimo viene ristabilita la parità. Minnozzi calcia una punizione dei 25 metri con la palla che scavalca la barriera e si deposita in rete. Una prodezza balistica per il numero 17 che firma la personale doppietta. Sul 2-2 le squadre cercano di non scoprirsi. L'ultima emozione in pieno recupero quando Donzelli serve Pennacchioni che batte verso la porta trovando ancora Megeri pronto la respinta, ma l'assistente ha la bandierina alzata e l'arbitro fischia la punizione. Per il Pineto è un buon punto dal quale ricominciare, mentre per la Recanatese il ritorno alla vittoria è ancora rimandato. Buon punto dal quale ricominciare, Ahmed. Allora, descrivici un po' questa partita. Peraltro, che cosa c'è di peggio per un portiere che riceve uno scavetto? Di converso, la soddisfazione più grande è quella di parare. Quello di neutralizzarlo. No, no. Sì, sì, è vero. Comunque sia, parare un rigore è sempre una bella emozione. Mo, che sia scavetto, che sia angolato, che sia centrale, è sempre una bella emozione. Quindi sono contento di aver aiutato la mia squadra. Che punto è questo? Questo è un punto che ci dà morale. Ci dà morale perché è un punto che viene espresso con gioco, perché abbiamo giocato a calcio, abbiamo dato il nostro, anche se potevamo dare di più, come ogni partita, abbiamo dato il nostro e il risultato ci dà ragione. Quindi dobbiamo solo ripartire da queste partite, da quello di positivo che abbiamo fatto e cercare di andare avanti. Ti posso chiedere, perché stavamo rivedendo il rigore di Sbaffo, ovviamente depurato da quello che non si può dire, ci dici che cosa gli hai detto? No, no, assolutamente. Quindi era tutta da depurare la frase. No, non gli ho detto niente di aggressivo o altro, è soltanto che conoscendo un giocatore forte, molto forte come Sbaffo, mi aspettavo un rigore ben calciato e tutto. Ho detto, è tipo stato una parola di liberazione, ma niente di. Né di ma volgare, guarda questo! Niente di volgare o altro, okay. Anzi, perché lui è un grande giocatore e mi può far solo piacere. Ahmed, posso chiederti come sono stati questi 50 giorni? Voi non giocavate dal 3 febbraio, se non erro, contro il Castelfidardo. Come sono? Sì. Come ce li racconti un po'? Sono stati 50 giorni veramente duri, duri da passare, duri da interpretare, sia per la società sia per tutto il gruppo. Sicuramente c'è gente che si è allenata a parte in casa avendo problemi di Covid, e gente che si è allenata al campo, che però sapendo di non giocare c'è sempre quel fatto di aspettare la domenica in cui si può scendere in campo. Comunque sia, noi ci alleniamo con l'obiettivo di fare prestazione la domenica, e se ci togli quello lì è dura poi affrontare una settimana e un'altra ancora e un'altra e aspettare il momento tuo. Quindi sono stati 50 giorni in cui diciamo che abbiamo passato
bei momenti e altri no. Eh sì, perché immagino che, insomma, non potendo neanche fare attività agonistica, è stata sospesa l'attività agonistica, un calciatore, un portiere, difensore, centrocampo, si annoia anche, nel senso che vi tenevate aggiornati, immagino, vi allenavate. Sì, sì, noi comunque sia, noi avevamo lo staff, era preparatissimo, abbiamo un grande prof che comunque sia ogni giorno, ogni settimana ti mandava un programma da fare a casa, e riseguito veramente alla grande. Quindi, cioè, ci sono giocatori che sono rientrati molto bene, siamo rientrati in forma e ci siamo fatti trovare pronti, perché sapevamo che adesso è dura giocare tutte le partite fino alla fine dell'anno e ci dobbiamo far trovare per forza pronti. Ahmed, in queste settimane in cui le altre hanno giocato e che quindi chiaramente, ti faccio vedere la classifica, hanno permesso... vi hanno costretto a vedervi sempre più in basso in classifica. Che cosa pensavate? Vabbè, ma tanto prima o poi le recuperiamo, cioè c'è un po' di scoramento, o comunque ti fa venire anche voglia di tornare subito per cercare di rimontare? No, assolutamente no, noi sappiamo quanto valiamo e sicuramente la classifica adesso non la guardiamo, anche perché, come ti dicevo, sappiamo quello che siamo e sicuramente tutte le partite che faremo le giocheremo come una finale per risalire. E quindi solo questo, la classifica per ora non ci interessa. Noi pensiamo a fare prestazione e a giocarci ogni partita alla grande. Andrea, vuoi chiedere qualcosa ad Ahmed? Prima di chiedergli qualcosa, dico che la situazione del Pineto, l'ho già detto l'altra volta, ma lo confermo, non è una situazione facile, perché oggi c'era anche l'entusiasmo di tornare in campo, però ora arriveranno impegni ravvicinatissimi. Se guardiamo la classifica, la Recanatese, che per spessore di squadra è paragonabile al Pineto, l'abbiamo lasciata in una certa posizione di classifica e più o meno l'abbiamo ritrovata lì. Ora mancano due recuperi ancora da fare, io non so cosa farà la Recanatese, però è lontanissima dalla parte alta della classifica, ma è anche lontana dai playoff. Ripeto, deve recuperare due partite, però non è stato semplice il cammino della Recanatese con questi impegni ravvicinati dopo tante settimane di fermo. Quindi il Pineto dovrà fare un campionato importante di qui alle prossime giornate per tirarsi fuori. È vero che ci sono tante gare da recuperare, ci sono sicuramente i mezzi per tirarsi fuori da quelle posizioni che non dovrebbero competere al Pineto, però occhio, perché di fronte all'entusiasmo di tornare in campo ci sarà una grande fatica, perché gli impegni si accavalleranno e non ci sarà una preparazione atletica che è al 100% del livello. Quindi bisognerà gestire energie, attingere ad una rosa ampia che comunque Pomante avrà a sua disposizione, però non sarà affatto una passeggiata, questo mi sento di dirlo. Poi ad Ahmed chiedo come ha vissuto questa cessione dal Teramo al Pineto e come vive anche la concorrenza interna che ha lì al Pineto con Mercorelli. Sì, certo, sicuramente la cessione dal Teramo a Pineto non l'ho presa assolutamente come una bocciatura, ma l'ho presa come una sfida, come una sfida di mettermi in gioco e dare il massimo. Mercorelli è inutile, lui già sa quello che pensa, è un grande portiere, è un ragazzo che ha molte doti e deve lavorare anche lui come devo lavorare io. Noi abbiamo una sana competizione, quindi non c'è nient'altro. Ahmed, posso chiederti rapidamente, come, visto che oggi era l'esordio, come è Marco Pomante in panchina? È uno che si agita, è uno che invece è un po' più composto. Che tipo di allenatore è? No, sicuramente è un grande allenatore, un allenatore che si fa sentire, che è organizzato molto 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 bene, organizza la squadra molto molto bene, nei minimi dettagli, è uno a cui piace lavorare. Ahmed, io ti ringrazio e vi auguro innanzitutto un bentornato, come diceva prima un bellissimo messaggio precedente, bentornato al Pineto, noi ve lo diamo davvero con particolare piacere perché vi abbiamo atteso tantissimo. Grazie. E un in bocca al lupo per la fine
di questo campionato che per voi praticamente è quasi a metà, anzi meno della metà, perché dovete recuperare tante partite. Grazie. Grazie mille. Buona serata. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Peraltro, Andrea, prima di andare in pubblicità, stavamo ricordando che di fatto oggi era una sfida a distanza tra, sulle due panchine tra... Tra Giovanni Pagliari e Marco Povante, che hanno scritto una delle pagine più belle del calcio aquilano nell'ultima decade, perché l'uno da capitano e l'altro da allenatore subentrato nel finale di stagione conquistò la promozione nell'allora prima divisione con l'Aquila. Pagliari riuscì a normalizzare la situazione per una squadra che aveva grande talento ma che non riusciva a rendere sempre con grande continuità. Lui riuscì a far chiudere bene quel campionato all'Aquila e poi riuscì anche a vincere la finale playoff giocata contro il Teramo, proprio con il gol di Infantino all'andata e poi con il 2-1 della gara di ritorno, e Pomante era appunto il leader, il capitano di quella squadra, e Giovanni Pagliari era l'allenatore di quegli ultimi mesi e anche della successiva stagione molto buona fatta in prima divisione. Oggi Pomante ha debuttato tra tante partite in cui si poteva rientrare, è rientrato contro la Recanatese, che nel frattempo ha cambiato allenatore e da Giampaolo è passata proprio a Giovanni Pagliari, si è ritrovato davanti quasi un maestro, anche se poi ha avuto altri allenatori nella sua carriera Pomante, però guarda caso proprio Giovanni Pagliari con cui ha condiviso una grande promozione. Assolutamente, peraltro in quella prima divisione, se non vado errato, fu storica la vittoria dell'Aquila a Lecce al Via del Mare, se non erro 1-2, no, adesso non vorrei sbagliare sul risultato ma più o meno ricordo. Vittoria ma fu un grande campionato di prima divisione con quell'anno. Assolutamente, ci fermiamo per l'ultima volta, al rientro andiamo a Castelnuovo per la sconfitta dei neroverdi contro il Castelfidardo, tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, stiamo per andare a vedere che cosa ha fatto, d'altronde lo sapete, ha perso il Castelnuovo 2-3 col Castelfidardo. Diamo la buona serata a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera. Intanto vi do un aggiornamento che viene dalla Serie C, perché si sta giocando il posticipo e c'è il vantaggio della Juve Stabia a Pagani con il gol di Marotta, quindi 0-1 Paganese Juve Stabia, e questo complica un po' le cose per il Teramo, perché vediamo rapidissimamente la classifica. La Juve Stabia, se dovesse essere confermato ovviamente questo risultato, salirebbe a quota 49, a 7 punti di vantaggio sul Teramo, che è vero che è una partita in meno rispetto alla Juve Stabia che deve ancora riposare, però insomma 7 punti sono davvero tanti. Stefano, ci andiamo a vedere il tuo servizio. Castelnuovo Castelfidardo 2-3. Un finale rocambolesco permette al Castelfidardo di espugnare il comunale di Castelnuovo e confermarsi autentica bestia nera della formazione neroverde. Alcune defezioni costringono mister Di Fabio a cambiare. Così tocca a Manari dal primo minuto prendere il posto dell'infortunato Stefano D'Egidio. In porta spazio ancora per Olivieri in difesa. Si ferma Fogli al suo posto, gioca Morganti, mentre torna titolare Casimirri a centrocampo. Confermata la coppia Croce e Loviso. Il Castelfidardo in crisi di risultati al comunale deve rinunciare a Giambè, squalificato, oltre agli infortunati Monachesi e Rinaldi. Così Maurizio Lauro sceglie Didio, a cui affida la cabina di regia. In avanti con Giampaolo c'è Perpe Pai, dirige l'incontro Marco Marchioni di Rieti. I neroverdi partono subito forte e cercano di approfittare di una dormita della difesa con Fagioli, bravo a rubare palla a Zeetti, che commette fallo sullo stesso attaccante. Per il direttore di gara è calcio di rigore, ma richiamato dal primo assistente rettifica la posizione del fallo e assegna un calcio di punizione dal limite che lo specializza Loviso calcia alto sulla traversa. La risposta del Castelfidardo arriva 4 minuti più tardi con Cusimano, ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. Molto propositivo Manari sulla sinistra, che si guadagna un calcio d'angolo sul quale Casimirri per poco non riesce a trasformare in gol. Vantaggio però che arriva alla mezz'ora. Ancora Manari, inarrivabile sulla sinistra, crossa in aria di rigore, l'uscita di David è incerta, così dalle sue parti ne approfitta Fagioli che porta in vantaggio i suoi. I marchigiani faticano a trovare Pertuggi per far male ai padroni di casa, che provano con Emilia ad andare al riposo sul doppio vantaggio. La conclusione però sul primo palo del numero 10 parato a terra dall'attento David. Stessi 22 in campo all'inizio ripresa, che si apre con la potenziale occasione del pareggio per Giampaolo, che smarcato dal passaggio all'indietro di Mataloni calcia in malo modo fuori dallo specchio della porta.
All'undicesimo, in raddoppio del Castelnuovo, Fagioli sradica il pallone a Puca sulla tre quarti e si invola verso l'area di rigore. Qui David lo atterra per marchioni di rete, calcio di rigore ed ammonizione per l'estremo ospite fidardense. Dagli 11 metri perfetta l'esecuzione di Loviso, che fa 12 in campionato. Nemmeno il tempo di esultare che il Castelfidardo però accorcia le distanze. Giampaolo è il più lesto di tutti a raggiungere un pallone vacante al limite dell'area di rigore, con il destro infila nell'angolino Olivieri. Subito il colpo, il Castelnuovo non si scompone e prova a congelare il risultato con Fagioli, ma il suo colpo di testa viene deviato in corner da David. Ancora Castelnuovo prima della mezz'ora, pericoloso con Emilli che, smarcato da Manari, non riesce a indirizzare in rete il pallone. Alla mezz'ora però il Castelfidardo fa le prove del pareggio con Firmani che sparacchia addossa Olivieri, bravo a respingere di piede. Pareggio che arriva 7 minuti più tardi con Braconi. Per lui è un gioco da ragazzi mettere la sfera in fondo al sacco dopo la bella giocata di Giampaolo su Terrenzio. A questo punto il Castelnuovo si sbilancia in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, ma presta il fianco all'ultima letale ripartenza bianco-verde con Di Dio, il quale pesca solo in area di rigore per Pepai, bravo di destra a battere Olivieri con una rasoiata forte e precisa. Nell'azione del gol vengono a contatto Giampaolo e Loviso, tra i due anche qualche parola di troppo e per loro doccia anticipata. Gioia per i fidardensi al triplice fischio finale per questa vittoria in rimonta che proietta la formazione di Lauro a 32 punti in classifica. Mastica amaro il Castelnuovo in vantaggio di due reti fino al decimo del secondo tempo, che non riesce ad approfittare dello stop di Notaresco e Campobasso. La mia squadra penso che abbia fatto forse la più bella partita della stagione contro un avversario che sapevamo forte e che non gli abbiamo fino a quel momento concesso niente. Poi purtroppo gli episodi, no, poi ti cambiano le partite, e abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, non l'abbiamo chiusa, alla fine con queste palle buttate in avanti, rimpalli vinti, e abbiamo perso una partita che ha dell'incredibile secondo me. Quanto l'uscita di Morganti ha cambiato la partita in negativo per il Castelnuovo? Non ce ne voglia Olivi, ma Morganti oggi aveva una forza in più, una marcia in più sulla corsia. Sì, Jacopo sicuramente ha fatto una grandissima partita e gli ho chiesto se ce la faceva a rimanere in campo proprio perché stava facendo benissimo il suo compito e purtroppo ha avuto i crampi e non è riuscita a stare in campo. Poi sicuramente se abbiamo perso la partita non è per colpa di Olivi. Ho detto prima della partita ai ragazzi che se fossimo stati bravi oggi a vincere questa partita, che ritenevo forse la più difficile, molto probabilmente saremmo usciti a vincere anche con altre squadre. E hanno fatto, ho detto, non posso rimproverare assolutamente niente perché hanno fatto una partita a livello tattico impressionante, hanno con grande personalità. Quanto è importante questa vittoria arrivata in questo modo e su un campo così difficile per il futuro del Castelfidardo? No, questo per noi era importantissimo, è una partita che io temevo un po' per la classifica, perché ho detto veniamo da due sconfitte e dietro ci sono squadre molto forti e noi dobbiamo guardarci sempre prima, diciamo, le spalle fra virgolette, perché ci sono squadre importanti alle nostre spalle che vogliono salvarci, quello che vogliamo far noi. E quindi è una partita che temevo anche per la situazione un po' psicologica, venivamo da due partite giocando bene ma comunque che pesano, perse con la pausa, quindi abbiamo lavorato due settimane senza giocare, è una partita che un po' temevo l'impatto, e infatti il primo tempo, diciamo, non dico che non siamo scesi in campo perché non abbiamo fatto male, e che poi dopo ci siamo un pochino sciolti, dopo il gol abbiamo smesso di giocare, quando abbiamo giocato male e non volevamo la palla, diciamo così. E secondo tempo, diciamo, è stata una scelta di cercare, diciamo, di togliere un po' di preoccupazione ai giocatori, giocare un po' meno, di verticalizzare un po' di più, e poi dopo alla fine con le punte un po' più strette sono stati bravi a mettere in difficoltà e abbiamo recuperato la partita. Pareggio della Paganese contro la Juve Stabia. Oh Stefano, che cosa è successo nei 35 minuti più recupero della ripresa al Castelnuovo? Beh, è difficile analizzare una gara del genere, è anche forse eccessivo parlare di blackout, perché la squadra di Guido Di Fabio, dopo aver subito il gol del 2-1, ha
ha cercato e ha avuto anche due occasioni per chiudere e arrotondare la vittoria. Poi forse l'uscita, come ho chiesto anche al mister, di Morganti, che stava difendendo bene, stava spingendo altrettanto con i giusti tempi, anche facendo male, quindi non facendo avanzare anche i giochi centrocampisti del Castelfidardo, forse lì è cambiata un po' la partita, perché poi loro hanno preso coraggio, è arrivato anche il gol del 2-2 e poi alla fine il Castelnuovo lì non è riuscito più a ripartire, no? Quasi voleva accontentarsi del 2-2, ma poi c'è stato anche quest'altro bel gol. Poi ripeto, il Castelfidardo si è rivelata autentica bestia nera di questo Castelnuovo in questa stagione, non poi ha vinto. Nuovo mi viene da dire, perché ha imposto il pari al Savini al Notaresco, ha vinto con il Pineto, cioè insomma mica tanto solo al Castelnuovo. Perché dico, con 6 punti disponibili se li ha presi tutti, sia l'andata che l'andata e il ritorno, no? Per questo. No, la mia considerazione, ovviamente, sì, era chiaro il tuo punto di vista. La mia considerazione è che questa, probabilmente, il Castelfidardo è una squadra che è stata probabilmente un po' sottovalutata all'inizio della stagione. Non so se te sei d'accordo, Stefano. Sì, sono d'accordo, perché è una squadra che gioca bene, ha giocato bene anche contro Cinzia e Campobasso, dove sicuramente non meritava di perdere, infatti ha perso per 1-0. Oggi all'inizio non mi ha fatto una grande impressione, infatti commentando la prima frazione non avevo avuto una bella impressione del Castelfidardo, e poi mi sono dovuto ricredere nella seconda parte, perché è stata molto cinica quest'oggi, anche se secondo me in altre partite ha giocato anche bene rispetto a quella di oggi. Oggi è stata cinica e ha saputo sfruttare quelle occasioni che gli si sono presentate davanti. Ci fai vedere un episodio da Moviola? Rigore sì, rigore no. Il primo fallo, sì. È giusta la decisione dell'assistente di richiamare il direttore di gara, perché il fallo a mio avviso comincia fuori fallo sul Fagioli. Sì, il fallo comincia fuori, finisce in area di rigore, secondo me è giusto la segnalazione di Patruno di Bari di richiamare l'attenzione del direttore di gara e farlo tornare sui suoi passi. Ma sei d'accordo con Guido Di Fabio quando dice che è stata la partita migliore che abbiamo giocato? Non lo so, mi ha sorpreso un po' questa dichiarazione del mister, perché forse lui, se ci ricordiamo anche le altre interviste, lui ha parlato sempre bene del gruppo, e forse oggi parlare un po' meno di una vittoria che era alla portata della squadra, forse poteva rompere anche qualche equilibrio all'interno dello spogliatoio. Allora secondo me ha cercato di tenere su il morale della squadra, perché da qui davanti ci saranno partite importanti, e penso che, non so se il Castelnuovo potrà competere per vincere il campionato, ma sicuramente non potrà buttare alle ortiche una qualificazione importante ai playoff. Questo mi pare logico, Andrea, vero? Cioè insomma che non ci sia la stile di dover vincere il campionato, ok, però se vediamo la classifica non possiamo non dire che in questo momento il Castelnuovo deve darsi come obiettivo quello di entrare tra le prime 5. È un obiettivo concreto, se il Castelnuovo prosegue con questa marcia, anche con una piccola flessione, comunque i playoff sono alla portata. E poi ecco, rispetto alla Cinzia Albaonga c'è anche una partita da recuperare. Tornando alle parole di Di Fabio, sai, ci sono delle partite dove tu sei talmente in controllo, vai sul 2-0, l'avversario non lo stai contenendo bene, e quel gol di Giampaolo probabilmente ha cambiato l'inerzia, nel senso che Castelnuovo quasi d'improvviso si è ritrovato con una partita ancora da rivincere, quando sembrava avesse fatto tutto, perché Castelfidardo era sostanzialmente inoffensivo e il Castelnuovo aveva messo le mani sui 3 punti. Evidentemente quel gol ha cambiato totalmente l'inerzia della partita e la squadra non è stata in grado in quel momento di gestire il ritorno che poi c'è stato del Castelfidardo. Quando si dice che l'episodio va a incidere, va a cambiare il volto della partita, qui davvero è successo quello, e poi anziché serrare le righe, magari avere 10 minuti di sofferenza, di grande sofferenza, impedendo però alla squadra avversaria di pareggiare, di segnare un altro gol, lì si è perso un po' l'orientamento e poi aver subito anche il 2-2 ha ulteriormente complicato le cose. Quindi
Io leggerei in quel modo le parole di Di Fabio, nel senso che fino al 2-0 probabilmente il Castelnuovo stava disputando una delle sue migliori o forse anche la migliore partita secondo la sua interpretazione. Però il Castelnuovo è lì, peccato non aver vinto, perché oggi col pari del campo basso, con Notaresco fermo, sarebbe stato un buon punto, un bello slancio per il Castelnuovo. Oggi ha vinto non giocando, l'ho detto in diretta nel pomeriggio, oggi ha vinto il Notaresco. Sì. Che non ha giocato, però il Campobasso ha pareggiato, il Castelnuovo ha perso, oggi in poltrona ha vinto il Notaresco, che se non butterà altri punti in casa come ha già fatto colpevolmente nel passato, quando avrà modo di recuperare il match col Montegiorgio, potenzialmente potrebbe essere a meno 2 dal Campobasso, e il prossimo 1 aprile c'è Notaresco-Campobasso. Sperando che il Notaresco esca dalla galleria del Covid, io non sono ancora sicuro che domenica si giochi Aprilia-Notaresco. Eh sì, è proprio così. Certamente mercoledì ci saranno due recuperi. Tra cui il Pineto. C'è Olimpia Agnonese-Pineto e Recanatese-Tolentino, questi due recuperi di mercoledì. Noi ci proiettiamo invece sul prossimo di turno. Domenica prossima lo vediamo Maurizio con l'ausilio della grafica, così chiudiamo, anche perché anche stasera siamo andati un po' lunghi, veramente con tutte le incognite legate ai vari rinvii: Aprilia, Notaresco, Campobasso, Cinzia, Albalonga, Castelfidardo, Matese, Fiuggi, Vasto Girardi, Giulianova, Atletico Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Castelnuovo, Olimpia Agnonese, Vastese, Pineto Tolentino, Rieti Recanatese. Poi vedremo insomma quali saranno le partite che si disputeranno oppure no. Siamo in conclusione, ragazzi, sono le 21.08, io vi saluto, grazie Stefano. Grazie a voi. C'è un doppio, ciao, ciao. Ciao Stefano. C'era un visto doppio Andrea. Grazie per essere stato con noi. Grazie Andrea Costantini. Ciao Andrea. Sì, proprio in chiusura, domani giro di tamponi in casa Notaresco, quindi tra lunedì e martedì si saprà se, anche con chiaramente l'ok da parte della ASL, la squadra potrà tornare o meno ad allenarsi collettivamente, e quindi si potrà prendere in considerazione la partita del Quinto Ricci. Se così non dovesse essere, può anche verificarsi l'ipotesi per cui il Notaresco tornerà in campo proprio contro il Campobasso. Eh sì. Va bene, grazie ragazzi. Ovviamente vi ricordo gli appuntamenti sportivi questa settimana: domani sera replay con Enrico Rocchi alle 21, martedì ovviamente spazio dedicato al Teramo, poi insomma il giovedì appuntamento con il ciclismo, il mercoledì con la pallavolo, tutte le altre trasmissioni che vi accompagnano fino a domenica prossima. Grazie a Maurizio Daguì in regia, Karim Finotti, Samuele Muccio, tutta la squadra, Claudio Di Giacomo, Loris Bennato, davvero tutti quelli che sono stati con noi, Ania Cantagalli, Paolo Renzetti, quelli che ci hanno accompagnato questa sera. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è domenica prossima.